Ciao, qui Matteo Orlandi, oggi non vado a fare il classico tutorial qui su YouTube, ma andiamo a vedere una novità molto molto importante che riguarda proprio questa piattaforma e che è stata annunciata nei giorni scorsi al Made on YouTube a New York. È una cosa per me molto importante e interessante perché per noi italiani soprattutto va ad ampliare le porte, va a spalancare le porte sul mondo intero. E la funzione di cui ti voglio parlare è che è stata annunciata pochi giorni fa, è quella dell'auto dubbing, ovvero auto doppiaggio. Ciao, benvenuto, benvenuta in questo nuovo video. Oggi, come ti dicevo, andiamo a vedere questa nuova funzione che sarà resa disponibile a breve per tantissimi creator e che è già stata comunque testata, è già in fase di test per alcune persone e che adesso diciamo che è diventata ufficiale grazie a questo ultimo Made on YouTube. Ti faccio vedere qui a schermo anche, andiamo a vedere cosa ci ha detto direttamente in questo riepilogo per i creator del Made on YouTube. E stiamo espandendo, dice, il doppiaggio automatico, la funzionalità quindi di doppiaggio automatico per i video e che sarà reso disponibile in tutto il mondo. I proprietari dei vari canali riceveranno una notifica quando questo sarà disponibile via email, quindi saremo avvisati di questa possibilità e verrà concesso appunto questo accesso per poter fare questa nuova funzione, per poter fare l'auto dubbing. L'inglese potrà essere doppiato in spagnolo, francese, italiano e chiaramente i contenuti in queste lingue potranno essere tradotti in inglese, quindi vuol dire che quando realizziamo il nostro classico video, il nostro classico contenuto, e poi tra poco parleremo anche per vedere a chi può essere effettivamente utile, però il nostro contenuto in modo automatico, vediamo, qui ci fa vedere anche come si fa, e sarà molto semplice, attiveremo la funzione con abilita il doppiaggio automatico e andremo quindi automaticamente a tradurre il video, non con i sottotitoli, ma proprio con la voce, con il doppiaggio. È una cosa, se ci pensiamo, straordinaria, soprattutto per noi non anglofoni, per noi italiani che spesso facciamo fatica con l'inglese, quindi i nostri video di YouTube sono limitati alla nostra nazione, a chi parla la nostra lingua in generale. Quindi questo davvero apre le porte, spalanca un mondo. Ma andiamo avanti a vedere un pochettino cosa ci dice. Nei prossimi mesi verrà ampliato il servizio, quindi a più creator e più lingue, quindi resta sintonizzato, ok? Comunque era tutto qua, non c'era molto di più di quello che ci ha spiegato. Però diciamo che questa fase ha già avuto nel 2023 un primo approccio con degli strumenti che sono stati dati a disposizione di alcune centinaia di youtuber che hanno testato questa cosa, hanno potuto provare e adesso sembra che il modello sia pronto e maturo per poter essere messo a disposizione di tutti, se non tutti, di tanti creator. La voce come sarà? Sarà probabilmente sintetica, almeno all'inizio, quindi non sarà la nostra stessa voce clonata, almeno da quello che ho potuto vedere nei primi video che sono stati girati proprio su questo e gli annunci che sono stati fatti. Siamo ormai abituati comunque a conoscere queste voci sintetiche che hanno raggiunto livelli pazzeschi, quindi sono umane, sono ben definite, calde, hanno poi tante differenze nei toni in base a uomo, donna, tipologia di voce, ci sono tante scelte, quindi probabilmente anche qui potremo scegliere diverse tipologie di voce, ma quello che a cui si arriverà in futuro sarà sicuramente poi la clonazione, cosa che è già possibile, l'abbiamo già visto anche qui sul canale con tantissimi tool di intelligenza artificiale. Questo poi sarà sicuramente reso disponibile anche per la propria voce. Abbiamo già visto che basta a volte un minuto di registrazione per poter avere una voce veramente molto molto simile all'originale. Imagine being able to translate a video or audio in a few moments into any language in the world by cloning your own voice. Quindi può darsi che già nei primi mesi, insomma, questa funzionalità dalle voci sintetiche venga già passata alla propria voce clonata e quindi il più originale possibile. Ci sarà da vedere l'aspetto della sincronizzazione labbra, che è quello ancora per tanti aspetti un po' più complicato. I tool che ci sono già disponibili, quelli più economici, hanno una sincronizzazione non tanto buona delle labbra, invece quelli validi a pagamento hanno questo sincro molto più preciso, e questo sarà importante per avere un aspetto proprio buono nel doppiaggio. E poi dipenderà chiaramente molto dal tipo di canale. Ti faccio un esempio: nel mio canale potrà avere una funzione limitata questo aspetto, seppur io ne sia un entusiasta, però quando faccio vedere un tutorial, soprattutto con aprendo le schermate dello smartphone, le schermate del sito, faccio vedere i siti web, come si fa, come non si fa,
è chiaro che poi le scritte nel sito sono in italiano, quindi anche se la mia voce viene tradotta poi in inglese, le scritte rimangono diverse, quindi rimangono nella mia lingua originale, quindi il contenuto rimane sempre un contenuto a metà. Dovrei chiaramente creare un contenuto apposito proprio in lingua inglese, utilizzando già un sito o una struttura di quello che faccio vedere in inglese, per poterlo poi così doppiare, e magari sarà una cosa che andrò a fare. Poi c'è anche il discorso che già alcuni hanno affrontato, ma allora conviene avere un canale unico con i video che verrà anche doppiato, o avere magari un canale differente in cui ci sarà il video già creato, pensato in inglese, come ti dicevo, già con appunto tutta questa struttura anche in inglese, e con proprio un canale differente fatto proprio per quella lingua. Questo sarà da vedere come aspetto. Sicuramente chi ne gioverà di più sarà chi magari parla di argomenti come possono essere questi, magari anche un video così, dove comunque c'è poco da vedere di tecnico, ma si parla, i video più divertenti, video in cui ci sono aspetti anche psicologici, con volto e ripresa a camera, senza magari troppe cose tecniche da leggere in altre lingue. Allora in questo caso il doppiaggio è ottimo, perché se io ho un contenuto che faccio che è bello, questo contenuto adesso può raggiungere, può andare al di fuori dell'Italia e può raggiungere il mondo intero. Ci può essere anche un aspetto negativo in questo, e potrebbe essere quello che per chi magari realizza alcuni contenuti, se il contenuto non è un granché ed è già presente magari in lingua inglese, dopo magari l'utente sceglierà quel contenuto in lingua inglese originale invece che il contenuto fatto da un italiano, perché è fatto meglio, è già ben strutturato e non ci sarà più il problema del doppiaggio, della traduzione del contenuto. Quindi già in tanti adesso guardano i video in inglese sottotitolati con la traduzione in italiano, magari se non conoscono bene l'inglese. Questo col doppiaggio poi annullerà, toglierà completamente tutte le barriere, quindi è chiaro che certi video, ci sarà più concorrenza su certi tipi di video, ci sarà una concorrenza non più italiana ma mondiale su alcuni aspetti, e dovremo fare i conti anche con questo. Ma appunto all'opposto, per noi secondo me italiani c'è la possibilità davvero di raggiungere un bacino immenso, miliardi di persone che prima magari non toccavamo e che adesso possiamo andare a intercettare, divulgando i nostri contenuti, divulgando quello che abbiamo da dire. Bene, figata pazzesca, bello, io aspetto di provarlo. Naturalmente per tutti gli altri youtuber e creator, se ti arriva questa funzione, scrivilo qui nei commenti e così fammi sapere cosa ne pensi. Io naturalmente appena mi sarà data questa funzione, speriamo che magari non mi sarà mai data questa funzione, però appena arriverà, e se arriverà sul mio canale, ci farò sicuramente un video per testarla, provarla, e andremo a vedere il risultato, andremo a vedere tutte le possibilità, come configurare, come provare al meglio questa possibilità. E se arriva anche a te sul tuo canale, scrivilo nei commenti, e così terremo d'occhio se sta arrivando o meno per tutti. Sono tante poi le novità a Medium YouTube. Se vuoi ti lascio anche il link qui in descrizione, che porta al riepilogo un po' di quello che è stato, ma magari ne parleremo nei prossimi video, se ti interessano video come questo, per andare a scoprire le altre novità. Questa per me era una delle più interessanti. Bene, io ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matteo, ciao!